Ed eccoci qui appassionati di cucina, anche oggi siamo pronti per regalarvi una ricetta veloce, facile e ovviamente a prova di chef, il nostro chef Gennaro D'Ignazio. Buongiorno a tutti. Allora chef, oggi grande classico. Un grande classico, una ricetta come diciamo di nostro consueto, facile. Sì. Rifacibile a casa. Molto, sì, facilissimo da rifare a casa, brevi tempi di cottura, okay. In questo caso non è nemmeno tanto costosa da realizzare. Bene. Ed è, diciamo, leggermente atipico perché questo guazzetto questa volta lo faremo d'antipasto, quindi okay, un guazzetto d'antipasto. Ok, ecco, noi praticamente utilizzeremo il pesce che abbiamo, mettiamola così, ecco, noi abbiamo scelto un po' di pesci, ma insomma lo possiamo fare con il pesce che riusciamo a trovare? Assolutamente, giusto? Addirittura scegliamo quelli un pochettino più facili, da tutti, sotto ogni punto di vista, ecco, okay. Magari di taglia piccolina, di facile da pulire, okay. Che si adatta proprio alla proposta d'antipasto. Certo, allora vediamo bene nel dettaglio. Qui Gennaro abbiamo delle vongole, quindi delle paparazze, sì. Ma queste sono delle alici. Sono giusto? Delle alici, sì. Queste sono delle scarpette, ma no, seppioline, seppioline che si pescano un po' più a largo. Degli scampi, scampetti, mazzangolline e panocchie. Tutta roba di stagione, anzi di stamattina. Wow, che meraviglia. Tutto freschissimo. Sì, faremo il tutto in pochissimo tempo. Quindi in questo caso, diciamo, la base utilizzeremo la cipolla, ma non perché l'aglio non vada bene. Okay. Giusto per anche per vagliarlo, perché magari lo troviamo durante tutto l'arco del pranzo dopo. Ovviamente pure qui, sempre come è di nostra consuetudine, poca cipolla. Sto utilizzando una cipolla rossa. Sì. Questa è una cipolla rossa di Tropea. Sì, di Tropea. Volevo chiedere, io adoro la cipolla di Tropea, delicatissima. Sì, questa diciamo è abbastanza, diciamo, è meno invadente ed è dolce, non ha grosse... Questa è perfetta anche per utilizzarla nelle insalate, per quanto è delicata. Assolutamente, noi lo facciamo anche in agrodolce da accompagnare, diciamo, ai piatti di tonno quando ce l'abbiamo. Ah, questo me lo devi fare il tonno prima o poi, Gennaro. Come? Strappo questa promessa. La prossima volta voglio il tonno. Cioè, veramente con Gennaro non si possono fare tanti programmi, perché quello che trova ti cucina, giusto? Giusto, quella è la regola generale. Quindi allora, andiamo come la regola generale di qualsiasi guazzetto, anche in questo caso, andiamo con l'ordine di cottura. Ok, perfetto. Che praticamente in questo caso sarà quasi simile, perché i pesci, come dicevamo prima, non hanno cotture importanti. Okay. Perché se no, diciamo, vanno messi per prima, vanno calati in padella per prima, quelli che hanno una cottura più lunga e gestiamo tutto, diciamo, il fine cottura partendo, diciamo, al contrario. Okay, faremo la stessa cosa pure qua. Quindi andiamo a mettere prima le scarpette, immagino. Bravissima, visto che, che non è così difficile da... Beh, io oramai un po' di esperienza ce l'ho, però insomma alla fine è una regola semplice, basta pensare al pesce che cuoce prima, quello che cuoce dopo, e quindi riusciamo a fare un ordine solamente pensando, diciamo, a questa cosa, a questo aspetto. Questo, siccome l'abbiamo concepito, diciamo, da antipasto, non metteremo il pomodoro per renderlo un pochettino più... Invece mettiamo un po' di peperoncino, sì, perché peccante apre diciamo, fa la funzione da, diciamo, da antipasto. Giustamente non esageriamo. Questi sono peperoncini, pure questi qua nostri. Belli. Molto potenti, direi. Eccolo qua. Svolgono bene il loro compito. Certo. E quindi di maggiorana ce ne mettiamo una puntina. Dunque, Gennaro, abbiamo messo cipolla rossa di Tropea, un po' di peperoncino nostrano, della maggiorana, olio Evo. Sì. Adesso accendiamo il fuoco. E andiamo col fuoco. Quindi a questo punto... Anche le paparazze? Sì, queste le facciamo aprire. Innanzitutto facciamo... Allora, aspettiamo che vada un pochettino su. Ovviamente facciamo scendere per ultimo gli scampetti. Ok, e le panocchie. Sì, e le panocchie.
e i crostacei, diciamo. In generale, ok. Sì. Anche perché i crostacei hanno una cottura veramente brevissima. Appena mettiamo giù le prime cose e quindi andiamo col coperchio, puliamo un po' le famose stracciavocche. Le perché stracciavocche. Così evitiamo che qualcuno... Si strappi la bocca. Diciamo che chi... Ecco qua, quindi a questo punto sì, aggiungiamo le vongole. Ok. Eccoci qua. Queste poi lasceranno anche la loro acquetta bella saporita. Ma adesso che siccome noi abbiamo messo la cipolla, sì, appena ecco risale poco poco di temperatura, andiamo pure qui con un pochettino d'acqua, se no facciamo... Okay. Diciamo, ingialliamo troppo la cipolla. Ok, ma quanto sta bene la cipolla? Anche io l'ho sempre fatta con l'aglio. A me sta bene anche con la cipolla. Che profumo. Ma tanto... Anzi... Anche la maggiorana. Sì, sì. Diciamo che soprattutto con... è dolce. Esatto. Con i, diciamo, ecco, con i crostacei, bene o male, però con la roba, diciamo, più salata, okay, va benissimo. Ma meglio la cipolla, perché è un po' più dolce. Diciamo, ci va molto bene. Sì, sì. Allora... Eccolo qua, adesso salviamo la cipolla con l'acqua, come si dice in gergo. Eccolo qua. E aggiungiamo anche le seppie. Ok, scarpette. Le scarpette, bravo. Queste sono buonissime, non, difficilissime da pulire, ma... Non tutti sanno che non sono seppie. Non sono seppie. Sì, come dicevo, queste qua, diciamo, la differenza che c'è tra il calamaro e il totano, c'è tra questa e la seppia. Ok. È un po' più duretta, però c'ha molto sapore, molto, si presta molto alle cotture un po' più lunghette. Sì, sì. Allora, eccolo qua. Che bello, ma che bello. Aggiungiamo ancora un pochettino di acqua. Ecco, poi mettiamo il coperchio e facciamo aprire bene le vongole. Ok. Nel frattempo provvediamo alla pulizia. Questo c'è una c'è un metodo, un sistema abbastanza infallibile, con le forbici tagliamo così, se vogliamo fare proprio un lavoro di fino, tagliamo queste nella parte di sotto che va a sporcare sempre un pochettino, queste praticamente diciamo che non servono, togliamo queste qua e quindi togliamo questi qua sotto che magari tendono a tirarsi l'olio. Cioè queste qua, se ce ne metti 4-5 in una padella, devi regolare l'olio in più se le lasci, perché si appiccicano tutte a questa peluria che c'ha sotto. Sì, asciuga di olio. Però diciamo, non è che è una cosa... Però se abbiamo un po' di tempo, se lo sappiamo, ecco, bravi. Poi togliamo questi qua che pizzicano. E a questo punto gli facciamo il lavoro completo, le apriamo così è più facile da... Da assaporare. Quanta pazienza, quanto lavoro c'è dietro, Gennaro, sì. Incredibile, è incredibile. Voilà, quindi a questo punto facciamo scendere le alici, così le disponiamo meglio perché sono quelle e che magari poi... le abbiamo semplicemente viscerate e basta. Sì, 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 sono viscerate e se tolte la testa. Ok. Quindi la spina c'è ancora all'interno? Sì, 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 dentro c'è la spina perché sennò... Già così è facile da... Allora, facciamo così, riaggiungiamo un pochettino di acqua e li posizioniamo in modo che poi non le tocchiamo più perché sono delicate e andremo... Ok, le possiamo rompere. Sì. Disponiamo bene. È ovvio che per questioni tecniche adesso abbiamo scelto una padella più piccolina. Certo. Una padella più ampia ci facilita il compito. Allora... Aggiungiamo gli scampi. Sì. Li possiamo già mettere così come vorremmo che sia il piatto, perché tanto non li tocchiamo più dopo. Si sente già l'odore delle alici. Sì, è vero. Qui, per esperienza, le vongole non prevalgono su tutto il resto, per cui una tritatina di sale gliela diamo. Ci sta. Voilà, a posto. Riandiamo col coperchio? Sì, eccolo qua. Sì, poi basta vedere com'è e si aggiusta definitivamente. Che bello! Li facciamo giusto... Eccolo qua, a posto. Vai col coperchio. Vado? Voilà. Giusto
un minuto e mezzo, due minuti e il piatto e ci siamo. Ci siamo, vediamo un attimino come siamo, ecco qua, guarda, manca giusto giusto un minutino. Noi a questo punto facciamo, ci mettiamo giusto due foglioline di menta. Wow! Perché non dobbiamo cambiare il sapore, dobbiamo dare solo... sarà un po' di profumo. Diciamo un'indirizzata all'odore. Credo che ormai ci siamo. Ci siamo? E quindi a questo punto possiamo o servire in padella se si è in famiglia, insomma tra amici, oppure... diciamo usiamo un tavolo, un... oppure diciamo uno prende la padella e se la mette sotto. O se no si usa un piatto bello che ha dei bordi perché rimane sempre. E io per impiattarla, non vi impressionate, ma per lasciarla un attimino così com'è bisogna fare di questo. Così. Che eccolo bello! Qua. Beh, non potevi fare un impiattamento migliore, bellissimo. Così Gennaro, diciamo, non abbiamo toccato. Stupendo, ma questo è un dipinto. E questo è un quadro. È... wow! Un'ottima soluzione di antipasto, direi. Direi proprio di sì, altro che antipasto. Qui sì, c'è sì, tanta roba, c'è primo, secondo, contorno. Complimenti, anche perché qui poi non dimentichiamo che c'è il sughetto dove dobbiamo andare con il pane. Ecco, ecco perché, sì. Oppure, oppure si può proseguire, se si è ancora più conviviali a tavola, una volta tolto tutto, sì, tolto diciamo tutto il pesce, farci un, saltarci uno spaghetto, sì. Ah, come sì, no? Che assolutamente meraviglia. Grazie Gennaro. Grazie a voi. Grazie per essere stato con noi, torneremo presto a trovarti e ai nostri amici telespettatori ricordo di continuare a seguirci. Li aspettiamo tutti i giorni su Rete 8, la prima emittente d'Abruzzo. Grazie a tutti e arrivederci. Il miglior dolcificante per i dolci è la frutta. Dove non riusciamo ad inserirla rimane zucchero. Considerate che zucchero è il miglior dolcificante dopo il fruttosio dalla frutta. Cerchiamo di evitare altri zuccheri sintetici.